Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Un filato 100% cotone, particolarmente ritorto, particolarmente colorato e soprattutto di qualità. Analizziamo nel dettaglio la Manda 5 sfumato. Questo Manda 5 sfumato ha dei colori davvero unici, un po' diverso rispetto alla versione precedente perché sono davvero molto più vivi, ce ne sono molto di più all'interno, non sono così delineati e per certi versi anche limitati. Vediamoli quindi nel dettaglio. Partiamo però dalle basi, vale a dire che la composizione dell'Amanda numero 5 è un 100% cotone, filo di Scozia, lo sappiamo, particolarmente ritorto, che si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 260 metri. Lo vedete qui poi con le sfumature, insomma, si nota ancora di più quella che è la grandezza e quindi lo spessore di questo filato, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 2-2,5 oppure dell'uncinetto 1,5-2. Veniamo ai consigli per quanto riguarda la creazione una volta che l'avrete realizzata. Consigliamo di lavarla ad una temperatura non superiore ai 30 gradi, di non riporla in asciugatrice ma piuttosto in posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarla ad una temperatura che raggiunga massimo i 150 gradi. Sconsigliamo di candeggiarla ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Lo vediamo, è un filato davvero molto resistente e ritorto che donerà ai vostri capi davvero un aspetto brillante e che soprattutto durerà nel tempo. Ma vediamo adesso nel dettaglio ogni singola variante di colore sviluppata anche tramite i telini. La variante di colore che abbiamo visto finora è denominata delicato, infatti vediamo queste tonalità meravigliose del blu, del turchese, del bianco, davvero molto delicate per l'appunto. Passiamo ad un'altra tonalità, questa è una tonalità ben più calda che rimanda quasi ai paesi lontani, infatti è denominata Barbados, nel quale vediamo questi contrasti di rame e turchese davvero da sogno. E adesso vediamo un'altra tonalità da sogno, vale a dire la tonalità Paradise, nel quale ci sono dei contrasti di rosa, di viola, di lilla con qualche piccolo accenno di verde che porta ad una creazione davvero molto originale. Andiamo invece adesso verso tonalità un po' più fresche, parliamo infatti della tonalità Lime, dove ovviamente il colore che predilige è proprio appunto quello che, di cui il gomitolo porta il nome, intervallato poi da questi colori di blu e turchese che sicuramente ben si abbinano a questa tonalità, appunto lime. Andiamo invece verso una tonalità un po' più calda, questo Amanda 5 infatti è denominato deserto, nel quale ci sono colori che sfumano dal giallo al senape ma anche questo bellissimo verde oliva che risalta ancora di più la meraviglia di questo solare giallo. Passiamo adesso a diverse varianti di colore davvero molto vive e molto allegre. Iniziamo con la prima, questa è la variante Lollipop, i colori li vedete, fucsia, giallo, blu, verde, un tocco di colore alla vostra estate. E proseguiamo con l'altra variante di colore di cui vi ho parlato prima, che è la variante Party, dei colori vivi, allegri, insomma, già solo alla vista ci viene da sorridere. E adesso andiamo verso i colori dell'arcobaleno con l'Amanda 5 Rainbow. Qui abbiamo delle tonalità un po' più tendenti al pastello, quindi un bel rosa, un rosso, un blu, un turchese, perfettamente amalgamati tra di loro. Ed immergiamoci nel profondo delle acque con la tonalità Abisso, nel quale ci sono proprio queste varianti di colore dal blu profondo al turchese, intervallati da questo viola e questo borgogna che lo rendono uno dei colori di punta. E a proposito di colori di punta, classici, intramontabili, parliamo adesso dell'ultimo Amanda 5 sfumato, che è la variante Optical, nel quale vediamo il classico bianco e nero con la sfumatura grigia all'interno, che sicuramente accontenterà gli amanti del classico.
La qualità della Manda 5 la conoscete già, quella del Tinta Unita, così come conoscete anche le ottime proprietà benefiche che ha proprio il fil di Scozia, quindi il fatto che sia anallergico, antibatterico, il fatto che abbia questa lavorazione particolare, vale a dire questa lavorazione a cui viene sottoposto proprio il tiglio lungo, che elimina le fibre più deboli, rendendo quindi di conseguenza il filato, meglio la creazione che andrete a fare, molto più resistente e durevole proprio nel tempo, ottimo per realizzare dei capi di abbigliamento. Ebbene sì, perché il filo di Scozia solitamente viene utilizzato per centrini, tende, e invece questo può essere utilizzato anche per capi di abbigliamento, anche perché, voglio dire, con queste sfumature a limitarsi solo a pochi accessori sarebbe davvero un peccato. Pensate quindi a dei vestitini, a dei capi esterni quali stole o cardigan, o perché no un bel top da indossare con questi colori, soprattutto durante le stagioni estive sicuramente risalteranno qualsiasi colorazione voi abbiate. Le sfumature infatti sono tante, le abbiamo viste, tutte sfumature che hanno all'interno dei colori che certo richiamano anche la Manda 5 in tinta unita. È bene però precisare che le tonalità presenti all'interno della Manda 5 sfumato potranno sempre richiamare quelle della Manda 5 in tinta unita, ma non saranno mai identici. D'altronde cambia il numero di partita anche con lo stesso filato dello stesso colore, figurarsi se comunque parliamo di uno sfumato o di un tinta unita. Però sicuramente, insomma, eccoci, saranno delle colorazioni da poter abbinare per risaltare il colore che vi piace di più. È un filato certo molto sottile, ma che potrete anche lavorare tranquillamente doppio, o perché no pensate anche ad abbinarlo se volete dargli un tocco di lucentezza in più, pur essendo comunque il filo di Scozia un filato davvero molto brillante, potreste sempre abbinarlo all'Handy e davvero il risultato finale sarà una gamma di colore di lucentezza da indossare, davvero unica. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, le nostre rubriche, i nostri contenuti. Noi ci vediamo al prossimo news. Ciao!